Diciamo che dal prossimo anno questo problema non ci sarà più, perché ogni fallo di mano sarà a rigore, quindi toccata o non toccata. Sicuramente l'ultima domenica c'è stato qualche problema, insomma, però alla fine credo che il VAR ne abbia risolti molto di più, ecco, quindi questa può essere la cosa positiva. Allora Zaniolo farà le sue scelte, credo, insomma, è abbastanza grande per poter scegliere, insomma, ha avuto questa possibilità, credo che bisogna avere anche poi rispetto di chi ti dà grande fiducia quando sei un ragazzino, poi chiaramente lui prenderà le sue decisioni, non lo so, io spero che continui a migliorare come sta facendo. Per quello che riguarda Gigi, noi avremo le nostre due partite di giugno e poi dopo 4-5 quelli che potranno giocare e andranno a cercare di dare una mano per poter vincere gli europei. Io credo che sia una cosa bella, insomma, che lottino diverse squadre per la zona Champions, poi di volta lottano per non retrocedere moltissime squadre, quindi credo che, insomma, a parte il primo posto, mi sembra il secondo, il resto è aperta fino alla fine, quindi credo sia una cosa buona. La nostra squadra è una squadra che ha iniziato da poco e quindi deve migliorare tantissimo, perché comunque quando si arriverà a certi livelli, quando si arriverà ai campionati d'Europa, la squadra dovrà rispondere al meglio, quindi abbiamo ancora un anno e mezzo, credo, dove noi dovremo cercare di migliorare molto, molto come squadra, per capire veramente dove potremmo arrivare. Ecco, la strada per il momento è buona, quindi le cose stanno andando bene e noi dobbiamo cercare di continuare a far andare così. Beh, il nazionale c'è già, insomma, ha debuttato in Belgio, andando bene, rischiando anche di far gol in quella partita lì, insomma, ha fatto gol nelle altre due partite, insomma, sta progredendo, è un ragazzo giovane, quindi gli va dato anche tempo e non gli va messa troppa pressione, perché poi non possiamo pensare che Ken risolva tutti i problemi. Ecco, noi abbiamo una squadra che deve giocare bene, Ken, se continuerà a migliorare, meriterà di stare in nazionale, come io credo, insomma, si andrà avanti così.